Chi vuole rompere il ghiaccio e dire qualcosa? Una domanda. La cosa interessante, diciamo, anzitutto grazie, molto stimolante. Due questioni che sorgono dalla tua relazione. La prima, tu parti l'esempio della situazione americana, dove si parte da un'individuazione, se mettiamo sullo spazio, di aree rurali. Quindi sembrerebbe come invece se, diciamo, questa dialettica ormai superata tra centro-periferia, area rurale, città, in qualche modo che caratterizza la post-metropoli, in realtà sia di ritorno. Cioè comunque poi nell'individuazione appunto del soggetto dominante della plebe americana lo vediamo collocato in aree che hanno una loro specificità. Quindi chiedevo un attimo, insomma, come facciamo a fare i conti con questo aspetto. La seconda domanda è molto interessante, secondo me ricco di spunti questo lavoro che tu proponi sulla plebe. Come facciamo a parlare però di un soggetto univoco, diciamo in qualche modo che sembrerebbe, da quello che tu dici, esprimersi con una voce in qualche modo omogenea o per certi versi comune nell'espressione di un desiderio? Cioè tu dici desiderano attraverso, insomma, tutte queste modalità, dalla propaganda allo spettro dell'invasione barbarica, c'è un desiderio di protezione, di... Perché la plebe riesce ad esprimersi, sembrerebbe, come un soggetto, se rifiuta ogni forma di soggettivizzazione e di assoggettamento? Queste due questioni, diciamo. E tanto sono contento che hai già adottato il mio concetto di plebe, è stato adottato, io lo volevo solo sperimentare, quindi è solo un tentativo. Va bene, va bene. No, va bene, d'accordo. Sì, la cosa che dici tu del conflitto tra l'entroterra, diciamo, e le coste è molto interessante, perché cioè chi si sarebbe mai aspettato in fondo che New York, le global cities come Londra, New York sarebbero state battute dal voto delle popolazioni o delle plebi, diciamo così, contrarie alla globalizzazione, sospettose, emarginate da questa dimensione. Nessuno se lo sarebbe aspettato, e quindi questo, diciamo, è un aspetto interessante, è certamente un aspetto interessante della questione, che mi permette anche di dire che se guardate queste realtà, diciamo, globali, post-metropoli globali, sono sempre più staccate dal territorio dentro il quale si inseriscono, vivono veramente in un altro tipo di dimensione spaziale, di scala, no? Sembrano il fatto che continuiamo a rappresentarci ovviamente il territorio come se fosse piatto, ma in realtà, se lo guardiamo da un punto di vista economico-sociale, la distanza tra le metropoli globali a misura di quanto sono globali e il resto del territorio è enorme. E questo è specifico di uno spazio a rete, perché dello spazio a rete si sottolineano sempre il tipo di relazioni a geometria variabile tra nodi, no? Di potere diverso, ma meno si guarda a ciò che resta escluso, in mezzo, nei vuoti della rete, perché la rete fa più di vuoti che di pieni, tutto sommato. I vuoti della rete è quello che non entra in questo tipo di economie, di scambio, di produzione di cultura, di capitale sociale, eccetera. E quindi cade quello che in fondo aveva previsto Bauman, cioè che l'economia delle reti, invece che essere quella cosa che si immaginava da Pegrillo, cioè una dimensione democratica orizzontale, non è affatto orizzontale, no? Non è affatto orizzontale. Anzi, aumenta la differenza tra i pieni e i vuoti, diciamo così, canalizza la ricchezza, perché la ricchezza non si distribuisce più come era in tipica forma dell'epoca urbana fordista, per indotto, e che quindi l'industria produceva una ricchezza di tipo omogeneo sul territorio, ma può produrre ricchezza in un altro punto della terra, no? Questo aumenta, diciamo così, la conflittualità tra le varie dimensioni più o meno agganciate al globale. E quindi in questo senso me lo spiego, questo tipo di conflitto. Quanto invece alla sua seconda domanda,
Tu dici perché come si fa a riconoscere le neoplebi dal fatto che sembrano accomunate da un desiderio eppure non sono soggetti? È questo che intendo sì, dire. Sì, cioè nel senso come fai a parlare di un soggetto che non è soggetto con una voce univoca, cioè perché non sono diversificati? No, ma sono diversificati, infatti se non sbaglio ho dato un titolo di neoplebi, plurale, sì. proprio per questo, perché... Si distinguono naturalmente in base alle località, ai territori, alle stratificazioni culturali, alla resistenza o meno di un blocco sociale borghese all'interno della nazione, quindi ci sono molte distinzioni in questo senso. Del resto poi la plebe non è soggetto nel senso che sbagli sempre quando la nomini. Quando la nomini sbagli sempre, perché siccome è un elemento fluido, mobile, anch'esso, diciamo, tipicamente, tipico dei processi di territorializzazione contemporanei, è difficile da nominare, perché lì dove la nomini non c'è, è già scomparsa. Ma letteralmente, chi per esempio si occupa dei sussidi, no? Dei sussidi, quando si tratta di elargire sussidi agli strati della plebe poveri, perché poi non esistono, non li trovi perché non sai mai dove sono, spesso non lo sanno chi sono i professionisti, non sai mai perché si muovono, sono mobili, fisicamente mobili. Quando si parliamo di ricchezza della plebe è indecifrabile per noi, perché magari diciamo sono soggetti che hanno la macchina bella, l'orologio bello, però sono inseguiti dal fisco. Sto facendo delle sciocchezze, ma tanto per intendersi, per dire, per questa realtà sociale non è facilmente. E lo stesso Marx ne parla della plebe, lo chiama la bohème, no? Lo definisce la bohème, e ci mette insieme tutta una quantità di soggetti stranissimi, no? Da cui si capisce che neanche lui è in chiaro. Perché non è in chiaro? Perché in fondo è tutto quello che non è ciò di cui conosciamo. E questo è il plan, è tutto ciò che non è quella cosa che conosciamo, che ci spieghiamo molto bene e a cui possiamo attribuire un comportamento razionale prevedibile sia in chiave elettorale sia in chiave economica, in chiave scelte economiche, quello lo possiamo intendere tutto sommato, ma l'area che sta da questo in giù, no? Composta da una pittoresca e variegate figure sociali che però sono maschere sostanzialmente, a cui non possiamo attaccare artificiosamente, diciamo così, un costrutto, perché questo non lo deteniamo, però le possiamo riconoscere dalla volatilità, le possiamo riconoscere dal radicalismo estremo, dal fatto che premiano le scelte più antistatali, antisociali, dal fatto che sono, diciamo così, involontariamente tacceriane, nel senso che sono negazione della società. Negano la società non perché ci siano soltanto individui, no? Ma perché la società non ha nessun valore, nessun significato, perché la società è uno schema di reciprocità di cui appunto la plebe è la negazione. Da tutti questi elementi possiamo intuire una variegata geografia e antropologia delle plebi, che però naturalmente andrebbe poi, forse sarebbe anche possibile studiata localmente, sarebbe interessante, anche perché le plebi si incastrano in vari modi con la società, non è che siano fuori dalla società, no? E lì dove ci si produce, per esempio, tornando alla città, gentrificazione, no? Ecco che si possono produrre strani incontri, no? Strane commistioni tra una dimensione plebea e una dimensione, per esempio, che appartiene a quelle che si chiamano le classi creative, no? Possono essere compatibili, mentre la borghesia non è compatibile, no? Quindi esistono anche forme di compatibilità o meno tra forme di vita, chiamiamole così, come suggerite voi, diverse. Andrea. Mi associo al ringraziamento di Tommaso, perché è stata davvero una lezione piena di spunti, ne avrei diverse di questioni, ma non riesco ancora a pensarle bene, a proporle, quindi come quella un pochino più diretta e semplice. Mi colpiva particolarmente il riferimento a Battaglia e tutta questa questione dello scarto, che insomma Battaglia proponeva questa scienza scatologica contro la scienza scatologica, che era serio, non era niente.
banalmente provocatorio e niente di tutto questo, e mi colpiva perché la figura, il concetto fondamentale che identificava questo tipo di scienza era quello delle forme, e per noi che siamo alla ricerca di forme di vita urbana, le neoplebi sono esattamente ciò che non è forma di vita urbana, e quindi è, non so, appunto, non soggettivato, non so, è qualcosa che distrugge forse il nostro progetto. Però diciamo, per esempio la Tour, stiamo a quello che dice la Tour, dice, ma in fondo sono solo il plasma, non è che sia misterioso, è solo sconosciuto. È sconosciuto, ma non è che sia, diciamo, in se stesso un oggetto misterioso. Con le categorie giuste e andandolo a cercare, a studiare, eccetera, si potrebbe anche comprendere. Se fosse, diciamo così, inconoscibile, quasi una teologia negativa, no? Non potremmo neanche rimproverare la sinistra, per esempio, ai partiti progressisti di non saper intercettare il sentimento. No, non è un'accusa, no, per dire. No, questo è un riprovo che si può fare. No, si può fare. No, si può proprio, si deve quasi. Che non è capace di intercettare. Si può fare perché. Ma non ci prova nemmeno. Non ci prova, però ha senso provarci, voglio dire. Avrebbe senso provarci. Certo, certo. Il che vuol dire che non è così ontologicamente inconoscibile. Si potrebbe anche conoscere e. Voglio dire, Pasolini ha fatto tutta una sua esperienza proprio a Roma con quello che lui chiamava sottoproletariato, una parola che noi non usiamo più perché fa riferimento a una classe sociale che non esiste più, però ha avuto il coraggio, chi altro della sinistra in Italia ha avuto il coraggio di misurarsi? Figurati, il PC era un'aristocrazia, era un'elite, lo sapete meglio di me, mai si sarebbe mischiata con quello che lui chiamava i borgatari sottoproletariato, dandogli una dignità a questo concetto anche filosofica. Quindi diciamo non è impossibile, però bisogna utilizzare degli schemi diversi. Tutto sommato Pasolini con Foucault è una di quelle figure, secondo me, che si è inoltrato in questo territorio, in questa materia antropologico-sociale. Mi chiedevo come, dove metteresti dei movimenti che sicuramente hanno qualcosa in comune ma anche molte differenze di tipo sociale, culturale. Quando hai parlato della rottura del patto, insomma, hobbesiano, mi ha colpito perché c'è un librino che hanno pubblicato quelli di Extinction Rebellion a Londra, con Penguin, quindi, in cui, con piccoli, brevi interventi, non molto documentati, però testimoniano del fatto che, per esempio, grandi corporation stanno già acquistando terreni che saranno al sicuro dopo le invasioni, dopo le inondazioni, stanno creando polizie private per salvaguardarli, insomma forme di neofeudalesimo in arrivo. E alla fine dicono, fanno una specie di richiesta, insomma non solo, c'erano tre richieste loro, quella del riconoscere l'emergenza climatica, la seconda di, mi sembra, insomma, di arrivare a zero emissioni di CO2 nel 2025-30, insomma molto ravvicinate, e la terza è quella di decidere questa cosa in assemblee di democrazia diretta, in sostanza più o meno. Ma dicono, noi siamo in diritto di ribellarci perché il patto con lo Stato è stato rotto, cioè non ci proteggete più, no? Non siamo più protetti. Naturalmente non le assimilerei a vite di scarto o agli scarti in vario senso, cioè un'altra, ma anche queste stesse sardine hanno, no? Cioè anche Extinction Rebellion non rifiuta un'identità politica. Voteranno sicuramente, però avranno votato contro la Brexit, voteranno a sinistra, però non rifiutano di avere un volto, di soggettivarsi, non lo so, però sicuramente non sono assimilabili al quadro delle neoplebi che hai tracciato tu. Ecco, che
sono fiammate borghesi, o cioè ripensando alle fiammate, diciamo, delle banlieue, oppure che cosa sono? Ma diciamo, le sardine mi sembrano, diciamo, la classica espressione della società civile, quindi esprimono un interesse che è quello di avere una forte coesione sociale, diciamo, e quindi non le metterei in questa, diciamo, contenitore delle concettuali delle neoplebi. Invece il caso che tu mi descrivi, che non conosco, neanche, perché quelli che le accomuna, in fondo, se non ho capito male, è l'anarchismo. Ed è vero che la plebe è, diciamo, è spontaneamente anarchica, istintivamente anarchica, non sa neanche, normalmente non sa neanche cosa voglia dire la parola, non si accorge neanche che esista lo Stato, la plebe, finché non compare in forma di repressione. Finché non compare in forma repressiva, la plebe, lo Stato non c'è, non esiste. Dove sarebbe? È un concetto filosofico, ma non ha nessuna consistenza reale. E loro dicono che il patto è rotto. Sì, il patto è rotto, salvo il fatto che la protezione della proprietà privata resta. Questo, diciamo, su questo è molto saldo. Se dovesse venire meno questo in qualche modo, allora sì che si potrebbe dire che è rotto. Allora sì. Però finché c'è quello, no. C'è una, per me, una perfetta rappresentazione spaziale della questa polarizzazione tra plebi e ricchezza sproporzionata, di cui parlava Hegel, in termini urbani, però non è tanto presente questa in Europa, bisogna dire, è la produzione delle gated communities. Cioè, allora, in realtà, come città del Messico, o anche San Paolo, cioè, o stai in una gated community e sei elite, se stai fuori sei plebe. Tutto è plebe. Cioè, o sei plebe o sei elite, senza via di mezzo. E tanto più è forte questo fenomeno, tanto più si sgretola le ceti medi, la borghesia, eccetera, e si polarizzano. Per cui o sarai dentro o sarai fuori. No? E questo è significativo. Cioè, però, diciamo, in Italia non si è ancora verificato, in Italia, non solo in Italia, in Europa, forse si è verificato qualcosa di simile negli anni 70, quando Berlusconi, non a caso, aveva avuto l'intuizione di creare Milano 2, e leggevo di recente che il suo architetto, di cui non ricordo il nome, in un libro che è stato pubblicato in occasione per promozionale per Milano 2, scriveva proprio che dentro questo quartiere si doveva promuovere forme di vita che potevano essere liberamente scelte da chi si sentiva affine a questo progetto urbanistico, no? Sì, allora lì c'è una specie di utopia, diciamo così, dove la merce è la forma di vita. No? È vero che in Italia non hanno attecchito loggiate a Roma, oppure in Europa hanno ancora attecchito. La cosa del, diciamo, esempio del gated community mi porta a un'ulteriore domanda, cioè se tu in partenza rifiutavi, diciamo, questa visione un po' appunto da panopticon foucaultiano di organizzazione disciplinare dello spazio, se però in qualche modo in realtà nella produzione di queste plebi e via dicendo non ci sia anche un elemento di questo tipo, cioè la gated community è un qualcosa che lo indica, c'ha un suo perimetro chiuso, c'ha una logica binaria del dentro fuori, e questo è interessante perché per certi versi l'idea di città dei flussi e così via, con processi di deterritorializzazione che sono continui e sempre, sembrerebbe invece negare questa cosa, cioè il fatto che ci sia un'organizzazione statica a modalità panoptica. Allora, questi due elementi, come oggi ne discutavamo, tu mi dicevi lo spazio non determina le forme di vita, fate attenzione perché questa cosa è vera solo fino a un certo punto, però ad esempio le gated community lo mette in evidenza. Cioè, sì, capisco cosa intendi dire, cioè tu dici come si lo spazio è tagliato, come si giustifica la mobilità rispetto
Però anche questo è interessante, e tu hai ragione a metterlo in evidenza, cioè in fondo tutti gli spazi tipici dell'elite sono al tempo stesso spazi introversi, claustrofobici, quindi difensivi. Se pensi agli aeroporti, sono praticamente quello davvero, sono degli spazi panottici perfetti. Le stazioni si stanno trasformando in centri commerciali che a loro volta sono stati, secondo Mark Poster, i primi locutori di forme contemporanee di panottismo. Le gated community sono forme di... Però attenzione, perché è un panottico in questo caso che, stranamente, che tutela i carcerati, quindi è una carcerazione volontaria, no? In qualche modo, una carcerazione volontaria che assume vari aspetti, l'albergo, le grandi catene alberghiere, le gated communities, i centri commerciali, cioè i nodi, in fondo, i nodi dello spazio delle reti. Quindi possiamo, se fossi uno scrittore di fantascienza, immaginerei uno spazio di mobilità che però si muove solo dentro circuiti. Perché in fondo la grande scommessa è quella della creazione di circuiti. Circuiti a geometria variabile, no? Circuiti per cui il villaggio vacanza è certamente una bolla, una gate community, no? Tu sei in Senegal e sei lì dentro. Così come lo era l'aeroporto, così come lo era il tuo quartiere Wallet City, così come... E quindi questa è la contraddizione di queste forme di vita, cioè globali e al tempo stesso, quindi mobili aperte, al tempo stesso recluse, volontariamente recluse dentro spazi e circuiti. Prego, aspetta, sì. Prima, scusami, mi sono dato il tuo nome? Barbara. E poi Dario. Anch'io grazie molte per questo contributo, mi sembra molto interessante. Lo interpreto un po' in due parti, nel senso che la prima parte in cui parlavi di Le Corbusier, cioè di riferimento alla forma di città del passato, no? La città tipica, eccetera, e ha introdotto tutta una serie di concetti e una letteratura, diciamo, che per me è più familiare, no? E sulla quale potrei discutere a lungo, però adesso preferisco invece concentrarmi sulla seconda parte, che per me è più nuova e più difficile da cogliere. Io però intravedo in questa seconda parte intravedo qualche problema che forse dal mio punto di vista sembra un po' che abbia un rischio di contraddizione, non lo so, provo a esprimerlo, no? E mi interessava moltissimo l'idea di provare a definire le plebi attraverso il concetto di scarto, che è stato anche già richiamato. E però, dato che hai fatto riferimento in modo esplicito, no, alla necessità di ridefinire un'economia politica che parte dallo spazio, facendo riferimento ad armi, eccetera, io pensavo che lo scarto, no, non è che c'è uno scarto generico, lo scarto è lo scarto specifico di ogni processo di produzione, e quindi facendo riferimento alla questione del tempo, del superamento del tempo e della sua sostituzione con le categorie dello spazio, probabilmente ogni processo di produzione che determina tipi specifici di scarto è storicamente e geograficamente determinato, e quindi probabilmente le plebi non sono né plebi generiche né possono essere studiate appunto soltanto attraverso un approccio, un approfondimento di tipo storico, ma sono proprio proprie di ciascuna località, no? Che attraverso degli specifici modelli di produzione ha prodotto certi tipi di scarto. Non so se sono stata chiara. Sì, sì, ma sono perfettamente d'accordo. Questo tema credo che sia particolarmente rilevante in una città come Roma, sulla quale c'è sempre stato un grande dibattito, non so neanche se chiamarlo così, però il fatto che Roma non abbia mai avuto un vero e proprio proletariato, no?
ma che abbia avuto qualche altra cosa, e è un'osservazione che faceva per l'appunto anche Pasolini, no? E allora questo altra cosa, diversa classe che non era il proletariato, ma era forse un sottoproletariato, ma non si sapeva mai bene come definirlo e tantomeno come trattarlo, probabilmente appunto potrebbe essere analizzato attraverso questo concetto di neoplebi, però appunto secondo me necessariamente andando a studiare qual è lo specifico processo produttivo che ha generato questi specifici scarti. E l'altra cosa che volevo chiederti come chiarimento, l'altro punto che vorrei evidenziare è il passaggio in cui hai detto come si governano le neoplebi, o come si possono governare. E allora a me la provocazione che mi viene è: perché ci preoccupiamo di questo? Dentro quale modello stiamo ragionando? Perché il fatto che le neoplebi, no? Per le neoplebi la povertà non sia una mancanza, potrebbe esattamente essere quel grimaldello che porta a un totale cambiamento dei modelli di economia politica, ma anche dei modelli di Stato, a un modello totalmente, radicalmente diverso, e quindi il problema di come governare diventa il problema di immaginare un modello totalmente nuovo. Cioè forse ci poniamo il problema di come governarle perché ragioniamo all'interno di un'idea di Stato e di un'idea di economia che è quella dentro la quale siamo immersi e che però ha prodotto quegli scarti lì. No, beh, certo. Penso di aver capito molto bene. Questi modelli nuovi di governo delle plebi, completamente nuovi, sono già in atto, però non sono giusti. Cioè, bisogna capire se ci piacciono o no, ma non è che non ci sono, sono forse quelli che nominavo prima. Sono il sistema della videocrazia, la dittatura delle immagini, la mercificazione della vita, l'oggetto gadget di cui parla Lacan, l'uso della retorica di invasione del barbaro come elemento emotivo, l'eccitazione di un sentimento vitale dello scarto, quindi del no. Ora che ho avuto l'obiezione. Scusate. Scusa. Quindi ci sono, però non sono giusti. Ecco, se invece ci chiediamo quali modi ci sono per reintegrare lo scarto, qui ci diamo idea, introduciamo un'idea politica, un'idea etica, allora lì è... La sapienza. Grazie. Allora in questo caso è diverso. La risposta tradizionale, che non è né di destra né di sinistra per intenderci, alla questione è l'uso massivo di poteri biopolitici. Allora, ma chi ha voglia, qual è stato moderno, qual è stato liberale, neocapitalista, ha voglia di investire sull'istruzione, sulla formazione? Perché alla fine l'idea di Bentham non era un'idea punitiva, no? Si trattava di anche se era paranoica, di riabilitare questi soggetti, cioè di non trattarli come scarti, anche se parliamo di popolazioni spesso fluttuanti, ingovernabili, anche nell'epoca, chiaramente, ma di renderli abili al lavoro. Infatti nel panottico idealmente si lavorava, no? Si produceva, poi si usciva fuori se poteva essere reintrodotto. Quindi lo scopo era ancora riformista. Ora quello che non abbiamo è nessuno schema riformista, no? Il rifiuto, come sempre accade, il rifiuto della biopolitica, dei biopoteri,
è un rifiuto che trova stranamente d'accordo sia il pensiero progressista, socialista, libertario, sia il liberalismo, che non ha più voglia di investire in questi costosi apparati rieducativi, e soprattutto non sa cosa farsene della forza lavoro, quindi non ha più interesse. E quindi c'è una sorta di convergenza che rende implausibile, diciamo, implausibile la nostra società, per fortuna o per sfortuna, probabilmente per fortuna, l'uso moderno dei biopoteri per produrre forme di soggettivizzazione. Questo però non cancella il problema della soggettivizzazione, perché la soggettivizzazione, nessuno si soggettivizza da sé, nessuno. Quindi semplicemente ci sono certi individui privilegiati che possono entrare in luoghi di produzione del capitale sociale e culturale nel quale vengono soggettivizzati, ed altri che ne restano esclusi. E sono naturalmente quelli più a rischio di plebe. Perché dovremmo governare la plebe? Questa potrebbe essere una buona questione. Che ce ne importa di governarla? Sì, no. Ma infatti, diciamo, lo schema riformista vorrebbe rieducare, riformare, reintegrare, ma abbiamo detto, se è giusto o sbagliato, che non si può più fare. Governare cosa vuol dire? Governare vuol dire impedire che possano nascere le rivolte nelle banlieue, impedire che possano... Reprimere, sostanzialmente reprimere, la parola è giusta, reprimere. Ma non proprio reprimere, perché reprimere... No, perché le strategie più tradizionali... non si possono più fare, cioè le strategie tradizionali, uno, quella della segregazione, per cui anche tutto sommato, l'altra è quella della deportazione, perché per esempio i rivoltosi del 1871 della Comune li hanno presi nella porta di Nuova Caledonia e il problema era finito, ma quello non lo possiamo più fare. Quindi le nuove strategie sono il governo indiretto delle mani, ma non sto parlando di un concetto morale, è neutrale questo, il governo indiretto delle masse nelle modalità delle masse plebee, come dicevo prima, e l'altro è l'autoghettizzazione, cioè lo schema difensivo, per cui fu descritto molto bene da Mike Davis in Seat of Quartz, dove le elite si ritraggono dallo spazio pubblico, e se le plebi odiano il comune, le elite dicono noi non abbiamo niente in comune. Quindi finisce l'idea che la società abbia qualcosa in comune da spartire, e la divisione sociale, come dicevo prima, è una forma di autoregolamentazione in fondo. Una nota a margine, scusa, al Roma che non ha mai avuto un proletariato. Abbiamo avuto un incontro con Francesco Pecoraro, che è uno scrittore che era architetto al Comune di Roma, che ha scritto questo librone che si chiama Lo Stradone, dove fa, diciamo, una fotografia di quello che era nel momento in cui si producevano mattoni, le fornaci a Roma, c'è questa zona in cui c'erano, diciamo, argilla e fornaci di mattoni che hanno presieduto poi all'esplosione edilizia di fine 800, eccetera, e alla progressiva, allo smantellamento di quel contesto. E da un lato mi pare che nel romanzo emerga che, romanzo per modo di dire, insomma, poi una parte di questi proletari sono finiti come neoplebi, diciamo, e una parte invece hanno accettato di diventare questa specie di ceto medio esteso, o almeno così insomma, lo chiama lui, e quindi le torri dell'edilizia pubblica, l'appartamentino, la fine però dell'idea di comunità nel bene e nel male che c'era, eccetera. Quindi forse delle piccole sacche di proletari, nel senso però così. Ci sono stati dei momenti, però secondo me è appunto conosco quel libro, è più un'idea, secondo me è anche una vena di romanticismo, sì, no? Certo, il fatto di desiderare che a Roma ci fosse una classe proletaria che c'è stata molto molto parzialmente, molto limitata nel tempo e nello spazio. Noi però abbiamo la Città del Vaticano, quindi. Ma Dario, forse, scusate, no, era una nota. Dario e poi... Sì,
Sì, benissimo, giusto. Due questioni, ah, e c'è poi anche... Ah, scusami. Allora, una è sul concetto di neoplebe, diciamo, mi sembra che porta con sé anche un elemento di paradosso interessante, cioè sembra quasi che il tentativo di avere come, appunto, diciamo, questa soggettività fluida, plasma, eccetera, che comunque ha un significato politico, togliendo completamente la nozione di sacca. Cioè, mentre forse in una concezione moderna quella plebe sta in una sacca, insaccata, ed è anche tutto sommato contro se stessa anche capace di avere a tratti, in modo un po' evidenziale, una funzione politica quando scoppia, perché comunque, essendo fortemente concentrata, costringe a richiamare l'attenzione in un punto, può essere più o meno manovrata. Invece noi abbiamo la neoplebe che descrivi tu, in fondo è una plebe a bassissima densità abitativa spesso, cioè quella americana è veramente addirittura spalmata negli stati dove non ci sono le grandi concentrazioni urbane, eccetera. Da noi in Europa un po' meno, ma comunque questa caratteristica di essere un po' a cavallo tra la città e l'extraurbano ce l'ha un po' come note. Cioè, quindi quest'idea in fondo che uno degli elementi paradossali è che una plebe senza essere insaccata in un luogo molto ristretto, mentre forse la plebe moderna e premoderna era una plebe fortemente concentrata e chiusa. E l'altra questione che mi era venuta in mente è questa, cioè se è possibile pensare certi fenomeni come ad esempio il ritorno alle identità, a questi nazionalismi regionali tipo Catalogna, Scozia, in qualche modo forse anche la Brexit con tutti gli effetti domino, come dei tentativi di ricreare, non saprei dire se fittizi, autentici o aperti a entrambe le possibilità, di ricreare delle identità di popolo laddove in realtà hai delle neoplebi, e quindi di ricolonizzare questo immaginario tipicamente da neoplebi con una specie di nuova immaginazione di un nuovo corpo politico, diciamo così. Che poi viene smentito, cioè adesso mi viene in mente che in Catalogna la cosa interessante è che in qualche modo è un immaginario tutto di essere la parte più progressista, più avanzata della Spagna, salvo essere immediatamente, come dire, traditi da tutte le elite intellettuali e finanziarie catalane, fra l'altro, no? Che hanno subito detto che il progetto dell'indipendenza loro non lo volevano appoggiare. Dunque, sì, sono d'accordo su entrambe le cose. È effettivamente è vero che non pensiamo più alla plebe come una sacca, ma la pensiamo come un elemento diffuso, come un elemento che circola, come un elemento che in fondo è dentro ognuno di noi in una certa misura. Più ci allontaniamo, nella misura in cui ci allontaniamo da una certa appartenenza all'identità della cittadinanza, e questo distacco rispetto al comune, no? In mille forme si può verificare, in mille forme. È anche vera la seconda cosa, cioè questo surrogato di idea di popolo, no? Questo surrogato, cioè il popolo è un modo in cui la politica tenta di dare probabilmente alle neoplebi una forma di identità, cioè quella di popolo che non ha. Tutto sommato è un elemento di identificazione orizzontale, diciamo così. Noi siamo un popolo. In realtà l'organizzazione verticistica della società tende a enfatizzare questa necessità di creare un elemento comune, l'elemento popolare, la leggenda popolare, i simboli, diciamo, identificativi del noi, insomma, tutto questo fenomeno, diciamo, tutto questo mercato, il mercato dei simboli identitari. Un mercato dei simboli identitari che a volte è scoperto, a volte no. Per esempio, è chiaro che dietro la Brexit c'è il vecchio simbolo del Commonwealth, che poi per le plebi cosa vuol dire?
vuol dire sostanzialmente colonialismo, schiavismo e diritto a godere dei beni del mondo senza pagare il biglietto, sostanzialmente. Quindi c'è questa nostalgia della dimensione imperiale. Sì, facciamo la globalizzazione nel senso imperiale, però non nel senso che dobbiamo e quindi ci si può immaginare che l'Inghilterra torni a essere pesce libero, no? Come diceva Melville. Giulia. Anche io volevo dire innanzitutto che ho apprezzato molto la relazione, l'ho trovata ricchissima di spunti di riflessione. Poi volevo dire che condivido innanzitutto l'intenzione, cioè la necessità di ripensare le categorie attraverso le quali pensiamo i soggetti sociali e attraverso le quali i soggetti sociali pensano se stessi, perché anche questo è un nodo da comprendere, cioè se la plebe si riconosce come tale, come plebe, o se è una definizione che viene attribuita ad essa. Poi condivido anche in maniera assoluta l'idea che la globalizzazione sia il fattore in qualche modo decisivo nel produrre una serie di cambiamenti, i principali dei quali sono, per un verso, la crisi del soggetto, diciamo così, tra gli anni 70 e gli anni 80, un soggetto individuale che è a ricerca di identità più o meno fittizie. Oggi, attraverso la rete, per esempio, appunto, donna dell'anno, Greta Thunberg, per esempio, ma ce ne sono, questo è l'esempio più come dire, recente. Voglio dire, la facilità con cui si diventa elite, no? Anche qui, in Italia, appunto, Di Maio, chi era fino a 5 anni fa? No, ma la verità è una cosa che non si fa. Chi sarà fra 2 anni? Però questo è un tema, cioè... Bisogna distinguere, secondo me, appunto, ed è fondamentale soprattutto capire come loro pensano se stessi. Poi un secondo punto che mi sembra importante è distinguere all'interno della plebe, no? Già alcuni interventi facevano cenno a questo tema, e cioè io la metterei così: la globalizzazione è senz'altro quello che è stato detto, ma ha anche una componente politica, geopolitica fondamentale, cioè la produzione di plebe in Occidente superiore va di pari passo con la produzione di popolo fuori dall'Occidente, cioè di un sacco di gente, penso alla Cina, soltanto per fare un caso, che era plebe e che grazie al processo di globalizzazione, diciamo, lo è molto di meno, insomma, no? È aumentato, diciamo, se vogliamo dire così, è aumentata la quota di popolo cinese ed è diminuita la quota di plebe cinese negli ultimi 30-40 anni, no? E quindi all'interno invece della plebe nel nostro Occidente, nella nostra Europa, eccetera, la distinzione, se c'è, se è possibile farla, se ha senso farla, tra la regressione, diciamo, del ceto medio, della borghesia, no? Che quindi sente appunto un problema da questo punto di vista, nel senso che appunto i diritti formali che gli spettano sono dei diritti che sembrano appunto astratti, formali, a partire dai diritti politici, per non parlare dei diritti sociali, eccetera. Quindi una distinzione tra coloro che sono regrediti da una condizione di popolo, diciamo espulsi, non so se come scarti o ancora come residui, e coloro invece che sono entrati in Occidente, e tra queste due parti, diciamo, della plebe, se sono due parti della plebe, non pongo, c'è conflitto, perché certo c'è il conflitto contro l'elite, ma c'è il conflitto innanzitutto contro quello che viene di fronte a casa mia e apre il negozietto, eccetera, eccetera. Quindi lo scontro intraplebeo, diciamo, no? Che però pone, secondo me, questo tema, cioè perché la plebe si distingue dal popolo per il fatto, dicevamo, che il popolo è l'insieme della cittadinanza, ma la forza, la categoria di popolo sta nel fatto che, a partire da Machiavelli, eccetera, il popolo è per un verso questo, quello che si diceva a partire da Kant, ma il popolo è anche il popolo contro i grandi, il popolo è anche un soggetto sociale specifico, quindi non l'insieme della cittadinanza, ma una parte della cittadinanza che è contrapposta, sfruttata dall'altra parte, che è la minoranza, appunto, popolo e grandi, Machiavelli, che utilizza il termine plebe in termini in gran parte sinonimici, no? Plebe e popolo, Machiavelli non si distinguono benissimo. E perché non si distinguono benissimo? Qui arrivo al terzo punto, perché la plebe, il Machiavelli, ha bisogno del tribuno, evidentemente, è l'ultimo punto della relazione.
Benissimo, il tribuno. E questa per esempio è una prospettiva che in America Jeffrey Edward Green, no, ha scritto questo libro Teoria della democrazia plebea, appunto, no, che parte da un riconoscimento molto giusto del fatto che la gran parte dei cittadini dal suo punto di vista in America si riconosce come plebeo e vuole essere appunto comandato, diciamo così. Ma allora però la plebe è, come dire, indifferente allo Stato, è spoliticizzata o è iperpoliticizzata, come dire. Questo è un altro tema, secondo me. E quindi arrivo all'ultimissimo punto, è questo tema della governabilità delle plebe. Sono governabili. Stanto, secondo me, se è utile il concetto di plebe, è utile, io lo direi in maniera radicale, nella sua ingovernabilità. Perché i tipi di governo che venivano indicati nelle relazioni mi sembrano le forme di manipolazione. Cioè, a quel punto, sono tutte forme in cui si dice, appunto, sì, la società dello spettacolo, la propaganda, l'invasione barbarica, sono delle forme essenzialmente di manipolazione, non di governo, appunto. Cioè, è quasi anzi di produzione della plebe piuttosto che di governo della plebe. Quindi, questo. No, veramente vi ringrazio per questi suggerimenti molto, molto preziosi anche per me, perché non è che per dire che questo è una strada un po' sperimentale per me, lo sul serio, quindi imparo molto anche dalle vostre domande, poi come quelle di Giulio, l'intervento in realtà articolato e che io apprezzo molto. Molto giusto la cosa che dicevi prima, cioè effettivamente ha ragione, cioè un modo di governare in quel caso significa manipolare, forse è una conferma del fatto che le plebi non si governano ma si manipolano, potrebbe essere una buona chiosa, diciamo, alla mia idea, e conferma che non si possono governare, insomma, che non è il caso di governarle, lo scarto si manipola e non si governa. E le plebi, forse qui le due domande si possono un po' insieme, sanno di sé, sono consapevoli di sé, ma ovviamente no. È vero che per certi versi, come la moda, no, vivono un complesso di inferiorità rispetto alla lì, perché poi questo è un modello un po' simmeliano, no? Quello di lì potrebbe essere anche un modello simmeliano, quindi per quanto riguarda le mode sono totalmente, diciamo, sentono la mancanza, perché assumono dei modelli molto facilmente, sono molto docili al riconoscimento di modelli da seguire, però ovviamente non sanno di essere plebi, così come il proletario, a differenza del proletario che sa di essere proletario, non ha nessun piacere che lo si dica, quindi la differenza, diciamo, è molto radicale. Siamo plebi anche noi. Ma direi di no, nel senso che la plebe se ha un senso, è vero, come c'è una simmetria rispetto all'elite. Elite e plebi non sono concetti economicistici o riducibili interamente all'economia. Quindi capita anche che il professore di scuola media che guadagna 1.300 euro al mese viene percepito come elite, no? Quindi io allargherei, diciamo, abbraccerei il teorema di Bourdieu, che moltiplica i capitali in uno spettro più ampio di quello strettamente materialista, marxista, fino ad abbracciare altri concetti di elite, come il capitale sociale, cioè il possesso di reti, no, che consentono, questa parola Bourdieu, di reti che consentono ai soggetti di migliorare le proprie condizioni di protezione sociali, condividendo appunto forme di riconoscimento formale o informale rispetto ad altri. Questo è essenziale, no? Quindi il professore di liceo è comunque inserito dentro reti di capitale sociale, che producono un capitale sociale molto più che non altri che ne sono completamente fuori. E la scuola, l'istruzione, eccetera, sono luoghi invece formali di produzione di capitale sociale. Quindi, tutto sommato, quelli che sono in questa stanza sono, diciamo, più elite, diciamo, che plebi, se non altro per questo fatto, non tanto per... Non è proprio una
questione economica, era proprio lì, sì, il rischio, siccome le neoplebi non si riconoscono come neoplebi, è un neoplebio che dici se è neoplebio lo sarà più, sì, no, sono consapevole, non c'è il rischio che anche noi inconsapevolmente potremmo essere neoplebi, ma non dal punto di vista economico, perché ovviamente la potenza culturale siamo più tirati rispetto a chi definiamo neoplebi, ma rispetto a nuovi gruppi di potere, questo che dicevo. Può darsi, diciamo, è possibile che in qualche misura questo sia anche vero, però diciamo siamo meno soggetti alla fascinazione di certe ideologie e quindi siamo più difesi, siamo più immunizzati da questo punto di vista, e soprattutto siamo percepiti come elite e odiati come elite dalla plebe, che è una garanzia che non siamo plebe. Perché loro se ne intendono, come ce ne intendiamo noi? Perché tutti noi abbiamo... La plebe è un concetto fluido, ma è evidente dal punto di vista estetico, cioè il metro dell'estetica è fondamentale per riconoscere le plebi. Questo è comune a tutto il mondo, no? Cioè nel mondo sociale l'estetica serve come una fondamentale guida per interpretare la realtà. E l'estetica in questo senso è un prodotto della differenza, il più immediato differenziazione del corpo sociale. Certe espressioni plebee le riconosciamo subito perché sono proprio non ci sono sul piano politico, ma ci sono sul piano estetico. E Chiara e Silvia. Solo una cosa. Scusate, un'ultima cosa sullo scontro delle plebi. Questo invece è molto vero e può essere alimentato, cioè Casa Pound, per esempio, cerca di alimentare lo scontro fra plebi. Quindi su questo sono d'accordo, e anche sull'Ash sono d'accordo. Poi invece se la plebe sia spoliticizzata o iperpoliticizzata, no, direi che la plebe è spoliticizzata. La plebe è... Ma se è spoliticizzata, allora perché ci si... Ha effetti politici. Esatto. Effetti politici, ma non è politicizzata. Sto scherzando, scusa. Ha effetti politici, ma senza essere politicizzata. Però vota Brexit, vota... Sì, beh, vota... Da parte che veramente la plebe si potrebbe dire anche che gonfia moltissimo l'astensionismo. Quindi ne trovi moltissima anche lì, se una sacca è quella. Però ha effetti politici, produce effetti senza essere però politicizzato. No, io una cosa rapida, innanzitutto anche da parte mia, grazie moltissimo, sono davvero veramente tanti spunti importanti. Ti volevo chiedere due cose. La prima, tu pensi che... Insomma, alla luce di quello che tu hai detto, a me la cosa che mi verrebbe da dire, più come studiosa di storia, è che il concetto di neoplebi è molto legato in realtà alle trasformazioni del capitalismo degli ultimi 40 anni, cioè che sembravano approdare al concetto dell'individuo e invece approdano al concetto della neoplebe, perché anche qui c'è un passaggio, cioè io avrei detto, beh, insomma, il prodotto del neo, il cosiddetto liberalismo, in fondo è l'individuo, imprenditore di se stesso, tutte cose che sappiamo oramai da tempo, e invece sono anche, oggi appunto mi viene da dire, le neoplebi, però hanno una, come dire, le neoplebi, non le plebi, perché appunto tu c'hai... mostrato come già dall'Ottocento, insomma, il concetto, però le neoplebi quindi sono frutto, comunque un frutto storico, in fondo di una, in realtà, di una trasformazione profonda del capitalismo, penso alla storia dell'Italia, ma non solo, comunque dell'Europa, che solo per un brevissimo periodo è andata a braccetto con la democrazia, questi 40 anni, i famosi 30 gloriosi, 30 anni, e poi lì si è finito, cioè... Perché quello che emergeva molto dalla connotazione delle neoplebi è anche il discorso fatti sullo Stato, che è stato richiamato in più interventi e anche da te, no? Cioè, quindi in qualche modo nelle trasformazioni degli ultimi anni lo Stato perde sempre più quella funzione ambigua, anche quindi anche riconducibile alla connotazione di uno Stato sociale, anche nazionalsociale, eccetera, eccetera. Motivo per cui, per esempio, oggi la sinistra, quando si richiama lo Stato, viene anche detto, ma che dici, lo Stato è anche un terreno diventato sempre più, non più, sempre meno ambiguo, e quindi che tu lo tiri anche dalla tua parte, sempre meno sociale, sempre più imprenditoriale, tra virgolette. Quindi mi chiedevo se ci fosse, questa è la prima cosa, cioè anche una collocazione storica precisa,
E la seconda cosa era, a proposito del governo, come giustamente diceva appunto Giulio, si manipola, non si governa, però io pensavo una delle forme di così governo potrebbe essere quello che diciamo si viene chiamata, scusate la categoria, adesso le categorie, però vabbè, per facilità, inclusione differenziale, cioè oggi è difficile che, soprattutto in Europa, includi o escludi. Cioè oggi il migrante che tu vuoi escludere, contro cui costruisci un muro, in realtà non puoi del tutto escluderlo. Cioè, e quindi lo includi e lo differenzi e quindi crei una segmentazione, anche una guerra tra plebi in questo, infatti, che in qualche modo rende, che è una forma anche di governo delle plebi, oltre a rendere le cose più complicate, però è anche una forma di governo questa, cioè il REM, si chiamava REM, ma come lo ricordo più, scusate, gli acronimi sono, cioè il reddito pensato di cittadinanza che non è poi quello pensato da altri, il REI, è una forma in fondo così un po' di inclusione differenziale e non è il reddito di cittadinanza pensato dagli altri, il reddito di base, poi certo. I nomi sì. È però una forma che include, compresi i bonus, non mi ricordo quanti soldi erano, cioè però al tempo stesso chiaramente frammenta, divide e quindi in questo senso. Basta. No, certo. Sì, beh, l'orizzonte infatti è quello, io direi, del storico, del post-fordismo, quindi in fondo è l'impatto del post-fordismo anche nell'organizzazione dello spazio urbano, proprio nei processi di urbanizzazione, quindi tutto ciò che il post-fordismo porta dentro la città, uno degli effetti potrebbe essere questo, no? Cioè il passaggio, diciamo il venire meno del concetto di periferia inteso in senso fisico e sociale e invece la produzione di forme di plebe. Quindi il contesto è certamente un po' questo. Ancora invece non è chiaro, a mio avviso, cosa porta proprio il capitale finanziario in questi processi. Questo naturalmente è uno dei grandi temi, mi sembra, che possono essere indagati a proposito proprio della deterritorializzazione di cui le plebi fanno parte. E poi sì, certamente no, anche quella è una possibilità, quella che tu alludevi del reddito di cittadinanza come forma di governo, di inclusione differenziale può essere, però diciamo le forme, diciamo, il problema è che non sono forme di welfare, no, vero welfare, cioè esatto, questo è il punto, cioè, e non hanno a che fare con i diritti. Quindi tutto ciò che non ha a fare con i diritti, che per definizione le plebi non gli importa niente, se no sarebbero cittadini. Quindi è tutto ciò che non ha a che fare col welfare può rientrare in quell'area lì, sì, certamente. Non sono d'accordo. Silvia? Sì, sarò brevissima anche perché sono ospite, tutti questi giovani, sono abbastanza anziana, però è stato molto interessante, quindi sono contenta di aver ascoltato. E troppi spunti, mi voglio fermare soltanto su alcune, diciamo, perplessità terminologiche. Ho trovato molto stimolante tutto, ma anche una parola un po' usata come un elastico, sì. Mentre se io sento che un conto è il residuo e un conto è lo scarto, e so che per Foucault e questa parola non significa che loro si scartano da soli, ma che qualcuno li ha scartati, a tal punto li ha guardati gli scarti, a tal punto che non possono che essere scarti. Quindi, come posso dire, il soggetto scartato, quello interessato dallo scarto, non racconta di sé, non è in grado di raccontare, né io so mai lui cosa pensa, io so soltanto come lo vede quello all'esterno, che infatti, come dice il signor Hegel, lui non ha voglia di lavorare perché è felice senza lavorare. Cioè, diciamo, un quadro abbastanza spaventoso della visione che si può avere, a cui non si può aderire, naturalmente, per chi conosce un pochino la storia della miseria e della povertà, vista, cercando di capire che cosa è stato, al di là di come viene raccontato, visto da altri, in modo moralistico. Però voglio dire, mi sembra che invece funzioni molto bene, più che queste lastre, perché allora sono plebe anch'io, cioè siamo tutti plebe, cioè tutti e nessuno. Cioè, se si è detto scarto, il residuo forse si recupera, vabbè, lo scarto non si recupera, cioè siamo tutti recuperabili, siamo tutti, cioè
non stiamo raccontando la cosa vera. Allora io avevo capito che invece questo termine girava intorno a un problema di, chiamiamo, scusate, passatemi un termine un po' più tradizionale, ma sono un po' più antica io, un'emarginazione molto forte, quasi integrale, usiamo questo termine per dire che abbiamo l'impressione, lei sta dicendo che ha l'impressione che la globalizzazione abbia prodotto una nuova emarginazione radicale e di massa in tutto il mondo, quindi in tutti i territori, e mi sembra si possa dire, ma il punto è, c'è un confine preciso? Cioè, dov'è? Cioè perché quello che veste in un certo modo, che però guarda la televisione, piglia l'autobus, va a scuola, deve essere un plebeo, se è uno scarto? Se non è uno scarto, allora questo nome sta assumendo un significato più ampio, e a questo punto non mi aiuta. Allora invece mi aiuta quello che lei ha detto, che l'idea che in qualche modo c'è un immaginario, cioè ognuno di noi ha un plebeo dentro. Allora se questo significa, allora andiamo su un'altra zona, cioè se quello è un residuo, no scusate, sul piano concettuale, se quello significa il residuo che resiste a tutto ciò che mi vuole costringere all'esterno, e in qualche modo c'è anche in ognuno di noi, e poi naturalmente però quando la condizione è di povertà, miseria, emarginazione, ti metto dentro un manicomio, ti metto in galera, perché non nell'Ottocento ma nel Cinquecento li mettevano in galera, cioè c'erano gli acchiappi, gli acchiappi poveracci, c'erano gruppi, lo sai, lei lo sa meglio di me, che andavano a acchiappare i poveracci, i mendicanti, li prendevano e li mettevano in galera, e che poi è diventato un manicomio naturalmente, e Foucault infatti sa benissimo che dalla miseria messa in carcere poi diventa manicomio, è difficilissimo distinguere, è pazzo davvero o l'hai fatto diventare pazzo? Quindi voglio dire, l'aspetto invece della cosa che sta dentro di noi e che comunque è una dimensione psicologica, mi convince di più in questo uso, diciamo, vasto che lei dava, perché sennò perché chi vota per la Brexit deve essere per forza plebe, cioè scarto non recuperabile? Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? E perché chi ha votato Trump, per quanto stronzo possa essere, deve essere per forza un scarto irrecuperabile? Magari sono dei ricconi semplicemente un po' stronzi, cioè non so come dire, è un problema, distinguiamo, cioè, mi interessa molto capire se lei distingue l'aspetto della psicologia, della mentalità, ecco, della visione del mondo, visione del mondo plebea, allora ce la può avere Trump, come ce la può... oppure un'altra cosa più corposa che sta anche nella condizione di vita in cui sono stato messo, questo sì. Mi premeva di capire se questa distinzione lei ha bisogno di farla. Posso aggiungere una chiosa a questa domanda? Come mi chiedevo, siccome appunto la questione della ricchezza è, diciamo, è un, non è un fattore determinante, pensavo all'approccio di Amartya Sen, le capabilities. Si potrebbe dire che le plebi sono quelle escluse dalle capabilities, cioè che non hanno accesso appunto alle risorse, nel senso di appunto quello, oppure è una categoria che non funziona, come le critiche che vengono fatte alle teorie del riconoscimento, dici sì, vabbè, io riconosco tutti purché li posso sfruttare, e poi negri, omosessuali, ma l'importante è che ti sfrutto, però ti riconosco il diritto di essere quello che ti pare. Ecco, mi chiedevo se queste categorie funzionano o non funzionano più rispetto... Qui è molto difficile. Dunque, non so questa cosa di Sergio, dovrei pensare, delle capabilità potrebbe essere anche una via per esplorare questo, mettere alla prova questo concetto, però non saprei dirlo così su due piedi, è un buon suggerimento da che chiederei a te se ti sembra che possa essere davvero, no? Se, no. Però prima sì, rispondo all'altra obiezione, no, ma cioè no ma è un'obiezione nel senso, cioè è un concetto elastico. D'altra parte, dice anche Foucault, non ha realtà ontologica, e quando si prova a nominarlo sono tutte istanziazioni, cioè è questo, è quello, è quell'altro, ma sono istanziazioni, non sono, non hanno
non hanno una pretesa categoriale, per dire. C'è aiuto a capire. Però ecco, una cosa invece che secondo me è importante, che non è connesso con la emarginazione radicale, perché esistono forme di emarginazione radicali che producono devastanti forme di povertà, che però non hanno quell'accezione della plebe. Non hanno quell'accezione della plebe. E l'accezione della plebe è questa cosa che sta tra le Bataille, Lacan, Kojève, che veniva un po' evocato adesso, è una cosa che sta tra l'economico e l'antropologico, diciamo. È un po' a cavallo fra le due, no? È un po' a cavallo fra le due. È simbolico anche, no? Però non è strettamente una categoria economicistica, infatti possono esserci anche plebi, potrebbero esserci anche plebi, plebi benestanti. Ma allora dice, ma come una plebe benestante è uno scarto? In certe misure, però in quali misure? Anche qui è elastico, perché se diciamo che ce n'è in tutti, c'è una parte probabilmente anche dentro di noi, in che quantità però? In che quantità ce n'è? Perché ce n'è in misura diversa dentro i soggetti. In che misura si distaccano dal metodo della cittadinanza, cioè quando avvertono molto di meno, e la loro appartenenza a una forma di cittadinanza. Quindi i nostri evasori fiscali sarebbero tutti plebe proprio totale, in qualche modo, no? Perché non riconoscono. In effetti quello può essere anche un metro, nel senso che le plebi, non avendo il senso dello Stato, le tasse non sentono neanche il senso di colpa per non pagarle. Quindi l'evasore che ha un po' di senso di colpa, che si sente come un criminale. Sì, quello invece che non gli viene neanche in mente, non è mai venuto in mente, anche se magari hanno la Maserati, no? C'è qualcosa di plebeo. C'è qualcosa di plebeo dentro, ammesso che questo concetto non c'è, cosa che non di cui sono fatto sicuro, come ti dicevo fin dall'inizio. Però è possibile che esistano forme di plebi benestanti. Questo secondo me non è necessariamente una contraddizione, la forza si potrebbe definire anche, forse il concetto di forme di vita è abbastanza elastico per essere compatibile con questo. Forse lo possiamo liberare a questo punto. Grazie davvero.